domande, Beppe, poi dopo facciamo il discorso. Ma no, io sono solo venuto per illustrare un po' qual è un po' una cosa sulla democrazia diretta, perché passiamo sempre per essere un partito con un vertice che dà gli ordini, sempre Grillo e Casaleggio, e loro sono qua a stare a fare quello che si dice al vertice. Qui c'è innanzitutto un'atmosfera molto molto difficile, convivere con la stampa, convivere con voi, convivere anche con gli apparati. Io entro per la seconda volta qua, ho visto un po', sono andato un po' in giro, e trovarmi di fronte le persone che almeno io sono ancora abituato a vedere in televisione, nei telegiornali, trovarmelo di fronte, e ho visto che faccio io un certo effetto ai politici qua, perché mi vedono normale, non mi vedono più pubblicato sui giornali oppure ripreso in un comizio, quindi mi dicono: ma com'è che lei è così normale? Ho girato un po' e siamo venuti a fare un incontro, ci siamo rivisti con molta gente riconosciuti, con senatori, i famosi dissidenti. Io ho visto delle persone invece intelligenti che dicono delle cose sensate, quindi il nostro è stato un incontro così, doveva essere un incontro così, senza conferenza stampa. Poi la cosa che denoto io è che loro nei loro settori sanno molto più di me sul bilancio, su qualsiasi cosa, sulla giustizia. Non è che posso insegnare niente a nessuno qua. Il problema è che adesso ci stiamo organizzando sulla comunicazione, abbiamo avuto qualche tempo passato qualche leggera defiance, ma grazie anche a voi che carpite da dietro le porte ogni tanto qualche frase, qualche titolo, quindi, e dobbiamo sempre rincorrere certe cose sui mezzi di informazione che non sono vere. Quindi io sono qua per spiegarvi una cosa che secondo me è di basilare importanza. Abbiamo fatto questa democrazia dal basso, la democrazia diretta, ne abbiamo parlato, sembrava una cosa come farla, come non farla, ma noi siamo, ripeto, un movimento inserito in un apparato che non c'entra niente con i movimenti. Hanno difficoltà, ci sono difficoltà oggettive come interpretare una legge, come dare subito un responso nell'immediatezza su problemi mondiali. Ci sono delle grandi problematiche che noi cerchiamo di risolvere come siamo nati, con la tecnologia, col web, con la rete, alcune si possono risolvere così, parlo della comunicazione in generale. Per quanto riguarda questa applicazione che vorrei farvi vedere, è questa che avete alle mie spalle, va bene, ve la illustro lo stesso, è un'applicazione che serve a far partecipare tutti gli iscritti del movimento al gruppo parlamentare. Che cosa significa? Che se il gruppo parlamentare promuove una legge, si hanno un tempo di qualche mese per intervenire da parte degli iscritti, intervenire sul merito della legge, sulla critica, su costruire sugli errori della legge, costruire piano piano, ecco, vedete, è molto semplice l'applicazione, si entra dentro con una password, si entra dentro e si può, adesso abbiamo fatto una prova, per 20 giorni sarà una prova, e abbiamo preso come proposta di legge una cosa che vi riguarda, che è appunto l'abrogazione dei fondi pubblici ai mezzi di informazione, all'editoria. Quindi è una battaglia che portiamo avanti da anni, dal secondo V-Day, e adesso finalmente possiamo fare una proposta di legge condivisa con quelli iscritti a casa, iscritti al Movimento 5 Stelle. Uno clicca, vede la legge, la commenta, c'è la proposta di legge dei parlamentari e io da casa mia posso intervenire sugli articoli, vedere, e posso intervenire insomma si può intervenire su sia per cambiarla che per sì per cambiarla oppure inserire degli interventi. Adesso c'è la data di chiusura di questa applicazione, che è al 18 giugno, cioè
no, 18 giorni. Scusate, l'abbiamo messa adesso. 18 giorni, 6 ore e 25 minuti. Avremo ancora 18 giorni per verificare se questa proposta di legge ha bisogno di certi. E ci sono già i suggerimenti. Suggerimenti sul finanziamento sui giornali, come va fatto, ma non trovo quell'applicazione che c'era. Pietro, forse tu me la puoi trovare. Visualizza questo qua. Selezionami un po', che non vedo bene dove puoi intervenire, sai? Ecco. Peppe, guarda le tue spalle. Sì, ma siamo messi malissimo. Si vede? La stiamo sperimentando adesso, quindi avete un po', sai quei punti su cui puoi intervenire i nostri. Ecco, allora si può integrare la legge, si può modificare la legge, si può fare obiezioni alla legge, si può fare qualche suggerimento alla legge e poi c'è un vizio di forma, se c'è un vizio di forma viene inserito il vizio di forma e viene corretto. Il tutto viene fatto entro 20 giorni, 18 giorni, alla 17° giorno il relatore, che è il primo firmatario della legge, vede di introdurre queste modifiche che saranno fatte da tutti gli iscritti al movimento e la legge è pronta per essere approvata al Parlamento. Questo è un tentativo ed è una dimostrazione di come può essere la democrazia partecipata da parte della gente, degli iscritti che è a casa, che non si occupa di politica attiva. Poi ci sarà un'altra applicazione al contrario, cioè molti cittadini iscritti possono produrre una legge, passarla al gruppo parlamentare e il gruppo parlamentare la può portare in Parlamento. Queste sono applicazioni che possono determinare un totale cambiamento di cultura della politica italiana. Non abbiamo bisogno di aspettare emendamenti, di aspettare di cose che sono incredibili, cioè votano cose che non sanno, comma 5 che modifica il comma 8 del comma 17 della legge 15. Sono andato a vedere dove si vota, il voto segreto, il voto palese, la pallina di carta dentro. Cioè siamo in un momento di grande trasformazione, questo è il movimento, una grande trasformazione. Noi vogliamo rifare lo Stato, rifare il Parlamento, rifare certe regole che non ci sono più e portare i cittadini a diventare lo Stato, cioè a trasformarsi in istituzioni. Questo è il primo tentativo, credo, in Italia, ma credo anche in Europa, ci stanno guardando tutte le televisioni nel mondo perché non si è mai visto e queste applicazioni le stiamo già facendo per selezionare i sindaci, per votare alle regionali, per votare e voteremo con queste applicazioni anche alle europee. Quindi se avete qualche domanda, non so se avete capito, ora c'è stato un po' di inconveniente perché lo stiamo sperimentando adesso, però è una cosa molto, molto semplice poi quando si prenderà l'abitudine a farla. Allora, se ci sono domande su questo, magari hanno la precedenza, poi ho una lista di domande di altri giornalisti. C'è chi vuole fare una domanda sul tema dell'applicazione? C'è. Allora, Malaguti della Stampa. Per capire, quando ci sono degli se puoi usare il microfono, Andrea, se no...